Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrea Incramantone e bentornati su Pokémon Xenoverse per Aspera ad Astra. Dato che le vacanze sono quasi giunte al termine, direi che è il momento di catapultarci interamente sui videogiochi. Cioè, per quanto riguarda uno che ha un canale YouTube, ovvio. L'altra volta mi ero fermato davanti a questo nido e penso che oggi però farò anche il capopalestra della prima città, appunto, per darmi insomma una mossa. E vediamo un po', buttiamo un po' Shulong all'interno di questo nido, va? Abbiamo di Rattata e se Rattata, se non sbaglio, se ti vede, ti butta fuori. Caramella rara, che non è affatto male. Hai completato il nido Pokémon, quindi basta completarlo e ci butta fuori. Ma se provassi a parlare con Rattata? Rattata si è accorto della tua presenza. Ma aspetta, voglio riprovarci a entrare. Niente, è uguale, che ti scopra o meno. Per ogni modo, io ho giocato giusto poco, tanto per, e ho allenato la squadra, due Pokémon, insomma, è la squadra, dai. E niente, sono ancora deboli, eh. Per la prima palestra forse avrò un po' di difficoltà, non lo nego. Questo è un altro allenatore. Balansopoli è un passo, ma prima di raggiungerla dovrei vedertela con me. Federico. Moccia? E per chi non avesse seguito il primo episodio, Tian Long sarebbe Drago del Cielo. È un nome un po' cinese, no? So come diventa con l'evoluzione normale, ma dopo c'è anche un'altra evoluzione. Che dovrebbe essere l'evoluzione Xenoverse, credo. Non ne sono sicuro del nome. Guarda questo, chi è? Daniele. Abbiamo una Pokéball qua dietro, ma devo andare per forza al centro Pokémon? Aiuto, chi è? La città in fiamme, attenzione! Per l'amor del cielo, fate qualcosa! Nessuno pensa ai bambini! I bambini, ecco, perfetto! Chiamate Aster, presto! Aster, faccia presto! Nani? Ma che succede qui? Un altro incendio! Largo, devo intervenire! Vai, Suicune, spegni le fiamme! Wow, che velocità! Che poi Suicune in realtà non è un Pokémon adatto a combattere gli incendi, ma è un Pokémon che purifica le acque. Certo, se tu gli dici Suicune per favore spegni questo incendio, lui te lo fa. Però potevano scegliere qualche altro Pokémon per farlo, eh. Ma sì, perché poi nella storia ci sarà tutta quanta la lore di Suicune e di Aster. Lo so, ragazzi, era per dire. E tu chi sei? Non ti avevo visto da queste parti. Eppure è un'aria così familiare. Beh, ho altro a cui pensare adesso. Sta da larga dei guai, mi raccomando. Tu sei Link, Ah, ci picchia quanto sei cresciuto. Io sono Aster, non mi riconosci? No. Beh, in effetti ero ancora in fascia quando ti ho conosciuto. E non sono cambiato di una virgola. Ma vedo che hai delle Pokéball. Ed ora si è deciso a svuotare sacco. A vuotare sacco, non a svuotare. Perché non vieni con me a ciuffare Furfante che ha quasi messo a fuoco la città? Vedi? Quello non è un Pokémon qualsiasi, è uno dei fantomatici Pokémon X. O X. Da qualche tempo hanno iniziato a spuntare come funghi in giro per la regione. Le informazioni su di loro ancora scarseggiano. Sappiamo solo che arrivano da un altro mondo, lo Xenoverse. Ma non perdiamoci in chiacchiere, ne parleremo più tardi sul luogo. Dunque, Elekid si trova alla spiaggia e dato che sto giocando tempo dopo la release delle patch varie, ci hanno fatto un regalo quelli di Weedle, Reindar. Come lo chiamiamo Reindar? Reindeer. Ma Reindeer, cioè una renna? Potrei chiamarlo semplicemente Natale. È un nome vero, Pasquale. La renna Pasquale. Jolly, come Babbo Natale. Giusto. E tu? Gettone d'oro per la preziosa splendisabbia della spiaggia Polvostello. No, hai sbagliato. Attenzione, shiny poi lui. Reindeer. Folletto, ok. Spirito vivo, evita che Pokémon si addormenti. È forte in velocità, ma debole in difesa. Ah, perché è natura lesta, che schifo. Allora, dietro al centro Pokémon. Chi è qua? Percorso 2 a nord. No, devo andare a catturare un Pokémon tipo fuoco. Ah, ecco la palestra, sì. Che succede? Non si passa di qua senza il permesso di Aster. Ecco, però io dovrei andare a prendere quella. Niente, non si può. Dopo allora, dopo. Direi quindi di andare a catturare questo Pokémon selvatico. Eccolo qua. Spiaggia Polvostella. Ah. Proprio
Non gliene frega. Guido l'ha detto. Non ce ne frega niente. Chiamiamola polvostella come l'oggetto. Va bene. Giramondo Luca vuole lottare. Oh, a te. Oh, bello il paesaggio. Non lo ricordavo così. Forse l'hanno cambiato, eh. Oddio, un po' storto, magari, ma. Ah, perché entra in scena, ok. Eccolo, Yemin. Abbiamo Yemin qui, vorrei catturarlo. Tipo lotta potrebbe tornare utile. Non per questa palestra, mi pare, eh. Per un'altra, forse. Non lo so che tipo di palestre ci sono qui, raga. Perché ovviamente non mi sono spoilerato nulla, anche se. Anche perché ho visto che già. Cioè, ci sono persone che già l'hanno finito 3-4 volte il gioco, ma. Non lo so. Troveremo forse una palestra tipo ghiaccio? Acciaio? Non sarebbe male. Acciaio, in effetti, eh. Non se ne sentono molto in giro. Normale lotta. Normale. Vabbè. Si sottopone ad un costante allenamento meditativo, grazie al quale riesce ad essere super concentrato in battaglia. Soprannome, ovviamente. Lo chiamo. È femmina, quindi Bunny. Ci sta perfettamente, Bunny. Attenzione, qui abbiamo il figlio dei fiori. Ehi, pace, fratello. Io e il mio Pokémon ti suoneremo come un tamburo. Pokémon diretto al punto. Ti sei arrabbiato perché ti ho chiamato fi figlio dei fiori? E allora, perché te la prendi? La caramella rara. No, per il momento non mi sembra. Ma quei castelli di sabbia non è che sono dei. Dei Sandygast, no? È un Elekid. Ora però voglio che sia tu a lottare contro di lui. Dimostrami quanto vali. Bisogna catturarlo con delle ball speciali. Le Xenoball. Ok. Ci sta. Apri bene le orecchie. La ricerca su questi Pokémon ha rivelato che possiedono più barre di DPS. Nonostante i guai, questo Elekid non è dotato di forza particolare, quindi, non avrà, quindi avrà a dir tanto due barre. Quindi prima di. Ah, me li cura lui, a saperlo. Quindi prima di. Salvo. Prima di tutto. Quindi prima di poterli catturare dobbiamo. Eliminare tutte quante le loro barre vita. Bello anche l'intro, eh. Ah, quella barra viola anche che gli fa. Da vita? Ok, capisco. Ah, poi mi sguardo. Qui serviva Pettin fuori di Sparkle. Ok, quindi un altro pistolacco. Lo mandiamo praticamente a metà vita dell'altra barra, no? Buonissimo. Penso che possiamo catturarlo ora. Anche se penso che questa cattura forse è scriptata, perché sarebbe anche giusto. Una volta che gli riduci una sola barra, puoi catturarlo. In automatico. Grande. Elekid, a parte che si servirà anche per la prima palestra, visto che è la prima palestra di tipo. Insomma, no? Le scintille che mette dal capo possono causare incendi ed esplosioni con estrema facilità. È una vera bomba ad orologeria. Soprannome: Endeavor. È ovvio. Aggiunto in squadra e anche in grafica. Sapevo che te la saresti cavata alla grande. Qui è fatta, torniamo al laboratorio. Devo ammettere che hai fatto un lavoro davvero egregio. Ancora i miei complimenti. Grazie mille. Era certo che non sarei dovuto intervenire per salvarti la pelle. Qui è dove conduco studi sui misteriosi Pokémon X. È proprio qui che, grazie al rispetto reciproco, è stata concepita la Xenoball. Rispetto reciproco di chi? La Xenoball è l'unico dispositivo in grado di arginare i poteri di queste mistiche creature. Non si sa quanti esemplari di specie X si annidino ancora per Eldue, ma una cosa è certa. Rappresentano un pericolo per il suo equilibrio. Dovrei essere pronto a tutto. Se vuoi maturare come allenatore, ti consiglio di sfidare i capi palestra della regione. Oh cavolo, ero così preso dal discorso che ho perso la cognizione del tempo. Devo proprio scappare, rischio di far tardi alla conferenza. Riguardati, mi raccomando! Ragazzi, ma che cosa abbiamo qui? Ah, no. È quel paese, Porygon, scusami. Però, oh, attenzione però, eh. È un centro piuttosto grande questo. Attenzione, questo mi dà le Xenoball, perché. Boh. Ah, se te ne servono altri, chiedi pure a me. Compra. Ok,
1200. Quel paese vai? Ma 1200 per una Xenoball? Tu sei pazzo? Potrei subito mettere a frutto Endeavor. Però prima prendiamo questa Pokéball. Un revitalizzante che non è male per niente. Prima palestra, sto arrivando. Palestra radice. Nice. Benvenuto nella palestra di Balsanopoli, giovane allenatore. Come dici, vuoi sapere chi io sia? A quale scopo? Ti basti sapere che faccio il tifo per te. Adesso il capo palestra è un amante di Pokémon di tipo erba, l'avresti mai detto? Prova a contrastarli con la passione ardente dei Pokémon di tipo fuoco. Ed è qui che mi sarebbe venuto in aiuto Trishout, ma siccome io ho voluto fare... E il Pokémon è scarico, giustamente, ma ha uno strumento? Allora, ma abbiamo anche delle lapidi tipo... Oh, what? Oh, ah, non ricordavo questa cosa. La calma è la virtù dei forti. Arianna lo dice, quindi sarà vero. Figlia dei fiori, Arianna vuole lottare. Ha un Oddish. È divertente che Elegid abbia una miccia sul capo. E appunto, quando fa le scintille si consuma, no? Quindi può esplodere in qualsiasi momento. Mio santo cielo. Ma Oddish, cosa hai mangiato a colazione oggi? Faccio una cosa che non dovrei fare. Dare la caramella rara ad Endeavor per farlo salire di livello. Non lo dovrei fare perché... Insomma, voglio dire, davvero? Caramella rara a inizio gioco, oh, ma che siamo scemi? Però è vero, è erba. Mannaggia, stavo a pensare che era coleottero, maledetto. E poi anche io penso che è coleottero, perché se siamo in una palestra erba può essere coleottero? Voglio fare una cosa veloce, non voglio perdere tempo. Allora, direi di... Ah, ma io ho capito qual è l'inghippo qui. Non è vero. Secondo me è quella al centro. Oh, attenzione! Trevenant. Con grande prepotenza di Pokémon ti caccia via. Ah, ma quindi prima ci ho azzeccato ad andare di qua, allora. Ho capito, quindi devo scegliere l'area giusta. Ok, siamo andati bene. Alissu è il mio guru. Di bellezza? Questo qui ha Pantamp, che non è un gran problema, infatti. Perfetto, spettro erba, quindi. Aia, però. Dunque, parassi seme non sarebbe grave. Però. Da fastidio, perché lui si recupera un po' di punti ogni turno. E quindi per attaccarlo, e quindi per mandarlo KO ci vuole più tempo, tranne se non facciamo un brutto colpo. Mi ci sarebbero voluti comunque tre colpi, tre attacchi, però mi ha sottratto PS inutilmente, è quello che mi dà fastidio. Quindi andando avanti ora... Ah, siamo dal boss! Allora scusami, ricarico Endeavor, no? E siccome il primo Pokémon che manda in campo è sempre una mezza ciofeca, gli mando Bunny per vedere insomma che roba combina. Attenzione, lui sta tutto così, no? E tu chi saresti? Un allenatore forse? Io sono Alissu, capopalestra di Balansopoli. Bisogna parlarci più volte. Come una quercia secolare, sono solito mantenere la calma in qualsiasi situazione. Una, però, mi manda su tutte le furie. Essere interrotto nel pieno della meditazione. Consiglio sempre di non sfidarmi quando accade, ma ormai quel che è fatto, è fatto! Fatti avanti, allenatore! Che poco. Cavoli ragazzi, pompa sta musica, eh. Ah, l'acerboso, no, non sono tanto pesante. Yemina, un lottatore, sarà leggero. Ma è di livello 5, quindi Endeavor, mando te in campo. Forza, fatti valere. Endeavor Prominence Ban. Vediamo un po' quanto gli fa Prominence Burn. Nulla. Non è abbastanza forte questo Endeavor. Questa era solo una fiammella.
Il Prominence Burn sarà quando imparerà Fuoco Pugno. Lì davvero con Fuoco Pugno. No, quello è Fire Fist Ace, però. Vabbè, dai, sarà quello Prominence Burn. Non fa nulla, dai. Buono. Livello 10. Grandi. 17 punti di salute. Spiritomb. Ma che c'è zecca Spiritomb? Spettro, mandiamo Jolly. Vediamo un attimino raccapezzarci, no? Niente Cherish Ball, peccato. Ah, Xeno. Quindi è tipo erba, mi sembrava strano. Simpatia, non ho idea. Dunque, ha frustata. Forse non ha una, forse non è un attacco spettro. Bracere. Poi potrei andare con beccata di Sparkaul, sia chiaro. Buono. Buono. Quindi da stab con 40% con 40 di potenza di attacco speciale gli facciamo questo. Ah, bene allora, bene bene bene. No! Volevo controllare quanto avesse l'attacco speciale, ma che natura... Ma che cosa allegra? No! ...17 di attacco speciale, 13 di attacco. Beccata proprio gli fa un baffo a sto Spiritomb. Va bene, va bene, va bene, va bene. Cioè, se non si cura potrei farcela. Ok. Ok, calma. La clutch, la clutch. No, non la clutch. Pensa che andrà molto male. Ok, ok. Va bene, ok, posso ancora sferrare un attacco. Prenderne uno e sferrarlo comunque. Buono. Buono. Frustata, non mi fa nulla perché sono due volte resistente. Ok, posso attaccare, non sono più confuso, vero? O no? No! Non ha più nessuno con cui lottare a parte Tien Long. Ma Tien Long non può resistere a lungo. Devo... No, non revitalizzo nulla. Se dovevo revitalizzare qualcuno, dovevo farlo prima. Ha frustata. Però io sono doppio tipo. Ha anche stordiraggio. Se io facessi rafforzatore, potrei resistere meglio a frustata. Perfetto. Se non mi fa brutto colpo, ce l'ha. Lascio erboso. Vabbè, però. Vabbè. Però l'acerboso no, eh. Allora, Morelul è andato. Due braciere, boom, fatto fuori. Vieni fuori, Spiritomb, sono pronto per te. Sono Podero. Ho un Pokémon poderissimo. Furtivombra fa male. Molto male. Troppo male. Ok. Gli stessi danni di prima, però. Attenzione ragazzi, allora, adesso lui va oltre metà vita. Con Scoppio va, se va... No, fa l'acerboso, ok. L'acerboso dovrebbe essere speciale e quindi no, prende comunque danni da Scoppio, peggio per lui. Allora l'acerboso è fisica. Non ricordo. Lui ora lo cura. Il che mi dà modo di fare tornado. No, no, stavolta lo attacco, non faccio niente rafforzatore. Niente, niente. Stavolta attacco solamente. Vai, vai, tranquillo. Tanto so... Ho vinto tanto questo. Questa la vinco. Proprio tranquillamente. Sto molto tranquillo. Senza problemi proprio. Va bene, va bene. A questo punto revitalizzo... Il mio carissimo Endeavor. Stordiraggio, interessante la tua tecnica. Ma meglio perché almeno non devo sacrificare un altro Pokémon.
Pozioncina e pozioniamo Endeavor ancora. Recupera così 16 PS e può resistere un altro turno e farti due bei braceri su in faccia. E se non dovessero bastare, c'è Sparkle che ti becca in testa e ti fa un bucetto sul cranio. E a quel punto ci rimani secco perché ti mangia il cervello, ti ciba della tua materia grigia. Solo se però io resisto a un altro attacco, cosa che non accadrà. Ma sono più veloce! Sono più veloce perché non ha fatto furtivo ombra! Mamma mia. Pessima mossa la tua, amico mio. Non fare furtivo ombra. E ho vinto. Mi hai spezzato come un fuscello. Lo puoi ben dire. Il mio animo era corrotto dalla collera e perciò hai avuto la meglio. Ah, ecco, questa è la scusa. Pure le medaglie in 3D. Inoltre, ti prego di accettare questa MT. È laccio erboso, una potente mossa di tipo erba. Grazie, buon uomo. Sfruttando il peso dell'avversario a proprio vantaggio, infliggi più danni se questo è molto massiccio. La lotta di oggi mi ha mostrato quanto ancora io sia lontano dalla mia meta ideale, la più totale imperturbabilità d'animo. Torno a meditare, ma pregherò che gli spiriti veglino sul tuo viaggio, giovane allenatore. I capi palestra vacilleranno udendo il tuo nome. Questo dicono le voci della foresta. Grazie. Però, insomma, è una bella lottarella. Ci ho perso una volta, ma. Tutte le volte che ci ho perso durante la famosa build vecchia di 5 anni. Quanti anni ha quella build? Non ricordo più. Attenzione, c'è Aster! Oh, Link! Ero certo che avresti seguito il mio consiglio. Beh, come andate in palestra? Hai vinto? Sapevo che ce l'avresti fatta senza problemi. Senti, ero venuto a cercarti per chiederti un piccolo favore. Tempo fa ho affidato a uno dei miei ricercatori l'incarico di ottimizzare la Xenobol, ma si è ritirato sull'isola Pigliapesci senza più aggiornarmi. Proprio per questo vorrei che tu lo raggiungessi laggiù, per verificare i suoi progressi, lo faresti per me? In spiaggia troverai sicuramente qualche buon marinaio disposto a portartici. Basterà dire che ti mando io. Compiuto l'incarico, raggiungimi al laboratorio. Saprò come ricompensarti a dovere. Avrei un po' paura ora a sapere qual è la ricompensa, eh. No, perché non. Cioè, fammela scegliere. Non è che ti chiedo il mondo. Ragazzi, ad ogni modo, qui termina questo episodio. Io penso che allenerò ancora un pochino la squadra, perché ce n'è di lavoro da fare. Quindi, penso che un paio di livelli li faccio fare a tutti, visto che il capo palestra era a 12. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Pokémon Xenoverse. Spero che il video vi sia piaciuto. In descrizione trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, che tanto è gratis. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!